Benvenuti in questa nuova puntata di The Sims 2! No! Tutti a dormire, John Gingillo nel letto, la gatta per terra e la bambina nella cesta della gatta. Perché? Che ne so, Gianmarte è ancora rapita dagli alieni, tornerà un anno o l'altro, ci auguriamo. Magari tornerà nell'anno importante, no, com'è? Tornerà cambiata, secondo me, da questo viaggio, molto cambiata. Cos'è successo? Non lo voglio sapere. John Gingillo, svegliati che puzzi una maniera che gli ha spaventato anche il gatto. Il gatto preferisce dormire in terra piuttosto che sul letto che è vuoto, perché gli fa schifo la puzza di John Gingillo. Vai a lavarti. Che è meglio. Guarda, sei svegliata già Mirtilla. Ora puzzerà di gatto. Ora che cos'è? Sono gli alieni. Ci si porta Gianmarta, spero. La riportano indietro. Spero. Sono stufati. Non la vogliono più tenere. Da fastidio pure a loro. Poverina. Bel calcetto gli hanno dato, eh. Mamma mia, che cattiveria però. È un po' scombussolata da questa avventura. Aia. Cosa è successo? Me l'hai portato a casa? No, ci troviamo già in giro, no! Sembrava più preoccupato di essere tornata a casa che altro. Andiamo su Gianmarta. Fa vedere. Gianmarta sta facendo la doccia, non gli frega niente che è tornata sua moglie. Ma chi se ne frega? Ma eccola qui, Gianmarta, bentornata! Bentornata, a proposito di Gianmarta, c'è questa piccola bambina che ha grandi desideri di conoscenza e se la sta anche per fare. Cos'è addosso? Quel simbolo rosso verso il basso? Cosa? Quello a sinistra? Cosa? Quello lì? Ah, vuol dire che è diventata una graziosissima microcatastrofe. Microcatastrofe? Perché non sta facendo niente di quello che vorrebbe ed è depressa. Quindi... Allora potresti insegnarle a usare il tiragraffi? Quello a usare la lettiera? Quello no, c'è Giugio nella lettiera al momento, vedi? Non posso. È così che festeggia il tuo di Gianmarta, dandole qualcosa da fare. Allora, compriamo questo, con l'aspirazione di sua mamma, che è abbastanza contenta al momento ed è una mente eletta. Cos'è sta? È un cucina biberon geniali. Un cucina biberon geniali? Si chiama genialatte, ma lasciate. Okay. Allora, prepariamo un biberon per la bambina. Prepara il genialatte? Sì, se l'ha appena fatta addosso, piccola, sì, lo so. E Giugiola, anche te! Giugio gli ha preso la lettiera. Come ha fatto a ma che schifo! Figlia di suo padre, amore, non mamma lo so di quello mia. Che ti sto puzzava d'aglio, ha fatto il simbolo dell'aglio, sa d'aglio. Portiamo Gian Gingillo, ti togli dalla vasca, devi fare il bagno alla bambina. Ma proprio se puzza, eccola lì. Ciao bambina. Okay. Ma che cos'è? Cosa? Ma guardala. Cosa sta succedendo qui? Gianmarta! Vabbè, forse... È stata infettata dagli alieni. Pare di sì, pare proprio. L'hanno morsa. Pare di sì. Cos'è successo? È diventata mannara. Aiuto! Fuori puntata. Cosa hai fatto? Allora, dovete sapere che ho dei vicini di casa che uso come esperimenti. Sono dei vegesim con dei figli vegesim che sono anche lupi mannari, che sono anche stregoni. E ho deciso, ma sì, facciamola mordere che ci teneva. Tu sei strana. Guarda, vuole farsi rapire di nuovo dagli alieni. Ancora? Di nuovo, non gli è bastato. Al prossimo morso vampiro, poi vedremo in quello dopo. Magari diventa una mummia. Devi poi un minotauro. E poi Santippe, il boss finale. Come il boss? Ma perché puzza d'aglio? Non puzza d'aglio, è il simbolo della doccia. È il simbolo della doccia l'aglio. Vai a prendere. Voglio fare un bagno d'aglio. Sai che bello se diventa vampira. Mi lasciate in pace con la bambina, voglio fargli bere il latte. Me la lasciate fare. Lì per terra, un pochino sporco di polvere. Non importa, vedi quell'aura di sapienza che ha quel biberon. Sì. È bene che lo beva, visti i genitori. Appoggiamo il bambino, perdiamo. No, gli dà il latte normale. Sto dando il latte normale. Ho detto di no, devi bere quello laggiù. Bevi quello laggiù. Vai, ignora. Ignora. Gnammete. Ok. Ora diventerà geniale la bambina, io spero. Cosa sta succedendo? Oh, vedi, diventerà brillante la bambina. Come brilla? Brilla la bambina. Brilla. Ok, abbiamo un vampiro futuro che sarà anche minotauro e al momento è mannaro. Abbiamo un figlio ectoplasmatico che si trasformerà in un fantasma. Si odiano. Ma perché? Perché presto io imparerò a volare tra le pareti. Perché puzza. Cosa hai fatto alla casa? Ah, l'ho ridipinta, ti piace? Hai ridipinto la... Ma sì. Non ti si può lasciare solo un secondo? No, assolutamente. Mamma mia. Daniel Gino va a preparare da mangiare. Cos'hai cambiato tutto? Sì, ho dipinto di rosa la camera della bambina, di blu quella dei genitori, ho rifatto il pavimento, ho rifatto le piastrelle, ho deciso di dare un po' di colore a questa vita. Mamma mia. Dovevi guardarmi la puntata precedente per capire com'era prima, fatto. Perché mi hai scombusso. Ma quel quadro lì a metà, mamma... Perché doveva mangiare? Sai che a mezzanotte e mezza è l'ora di mangiare. Dove sta andando a cucinare?
Dove? Ah, è perché colpa mia, gli ho messo il genialatte qui e adesso non sa più dove. Ah. Perché non hai un tavolo? No. Metti un diamine di tavolo vicino al divano. Va bene, mettiamo un tavolo vicino. Ci sono soldi per comprare. Ci sono soldi, sì. E quanto costa un tavolo? Vabbè, mettilo. Prendiamo su questo tavolo di cristallo. Senti tu, che bel tavolino! Non si può neanche usare, fra l'altro. Ecco, hai comprato uno talmente schifoso che non regge neanche gli oggetti. Ma vai, che bel tavolo! Neanche questo, c'è un tavolino che fa la sua funzione. Piglia un tavolo come si deve. Ah. Quello non è un tavolo. È meglio ancora un tavolo questo. Ma noi non puoi mettere da. Ma cosa? Senti, la gente non può neanche più passare. Dici mettilo vicino al divano. Ma fa schifo vicino al divano. E tu hai comprato una cosa. Ma che ci fa un banco della cucina lì? Vedi che è più furbo. Ma sono in vendita, fra l'altro, questi oggetti. Quindi non so come mai. Un po' di sporcizia non sarà niente di strano. Hai ragione, non è in vendita quello lì. Non è in vendita, vedi? Che è nero, non è in vendita, deve essere giallo. Ora è in vendita. Ora è in vendita, bene. Se no non mangiava. E così sarà un punto comprato di. No, non deve dormire. A parte che dorme già nel letto giusto ed è già un passo molto grosso. Come dorme nel letto giusto? Vedi che dorme nel suo lettino la bambina in questo e momento. E non. Sta diventando intelligente. E te l'ho detto che quella. Non sembra figlia loro. È strano. Sarà stata rimpiazzata dagli alieni, sicuramente. La bambina, ma sei stata rapita la mamma. Ah, è vero. Vabbè. È una distorsione spazio-temporale. In realtà, Gianmarta è venuta nel futuro. Nel futuro. Dal futuro. Dal futuro. Per avvertire a se stessa che un giorno le spunterà un brufolo sul naso. Accidenti. E quindi dovrà stare attenta. Ma come cammina? Hai visto come cammina? L'ho vista, non puoi mannare. Cosa credi che cammino come le ballerine? No? Sì, ma mangia come un. Come un lupo, sì. Esatto. Sì. Non mi veniva a termine più azzeccato. Perché il bagno non lo può usare? Il bagno non si può più usare. Cosa serve il bagno? No, la bambina non può usare. Anziché usare il vasino Gianmarta che se la fa sotto di nuovo, non è il caso. Perché non insegniamo a Giugio a usare il vasino. Immaginate il gatto sul vasino. Che carino. Il vasino no, però il bagno effettivamente gli si potrebbe insegnare. Vuoi insegnargli a usare il bagno? Si può provare a pucciare già mettere nel calderone. Vai, per vedere cos'è. Posso fare un tentativo. Vedi come impara in fretta ora la bambina. Grazie che abbia bevuto il latte speciale. Vedi che ha imparato subito a usare il vasino. Mamma mia, anch'io voglio vedere le scritte colorate quando imparo qualcosa. Perché? Dai, insegni. Perché non c'ho niente? Dai, mettiti a giocare così diventi più furba dei genitori. Oh! Che non ci vuole. Cosa sta giocando? Col duplo? Sì, cos'è? Con le formine che devi infilare il tondo nel tondo, il quadrato nel quadrato. Ma vedi se brava. Ma no, ce l'ha fatta. Gira un po'. No, sta insistendo. No, ce l'ha fatta. Certo, la peggiore. Come Giugio sta morendo di fame? Giugio sta morendo di fame. Ma come sta morendo di fame? Giugio, la vai a mangiare. Nessuno le dà da mangiare. Guarda, vedete, tutti a pensare agli alieni e nessuno che pensa Giugio. Giugio, la cesta è lì, vai a mangiare. Ho capito, ma è vicino alla spazzatura. E vabbè, i gatti mangiano la spazzatura. Ma poverini. Ma cosa sta morendo di fame? Vedi che si sta rimpinzando quanto può. Ho capito, ma un gatto prima deve dare fastidio e poi fa i suoi comodi. Sarebbe un gatto in tutti i sensi. È un gatto, esatto. Sì, che qualcuno. Ah, la mia sta facendo il bagno, puzzava. Ma sì, è tutto bagnato il bagno, lo sai? Sì, acqua del water, tra l'altro. Tra l'altro, bene. Gianmarta, si trasforma in umana. Si ritrasforma. Ogni tanto. E come mai? Guarda il gatto, è stato preso al laccio. No, non mi bere il latte, è andato male, per favore. Guarda, è arrivata fortunatamente l'unica persona sana che prende il latte Non vede la bambina. Non vede la bambina perché dice, cavolo, c'è il divano in mezzo, te lo metto per terra, tiè, bevitelo. Vabbè, se è più intelligente di loro. Esatto, mi chiedo se gli portava un osso cosa faceva. Ma Giugiola magari lo mangia. Provate Giugiola, c'è ancora qualcosa? Sì, ma vedi che era piena la ciotola, come si lamenta. Giugiola dà fastidio, è un gatto. Ah. Ok? Ma già in giro puzza sempre, io non lo so, non capisco. È già gingillo, no? Tra i piedi, lo sai com'è sì, già gingillo. Sì, giusto. Cosa vuole? Promozione di Giugio. Giugio, ti promuoveranno questa volta o vuoi marinare il lavoro? No, devono promuoverti, sennò Gino avrà una crisi nervosa se non prende la promozione sul lavoro. Sì, sai, essendo un po' depresso perché lui non fa mai niente di buono, se non puzza, almeno ecco, si rifà sul gatto. Bene. Ma fai riscaldamento così ti pigli la promozione anche di Gianmarta, la promuovono? No, gli manca la logica. Va bene, vai già Gigillo, riscaldati così farai la stufa termica, vedrai. Stufa termica? Cos'è, un nuovo tipo di lavoro? Quando si riscalda? Vai a giocare tu, che è meglio, vai. No! Sta uccidendo il pupazzo! No, mi hai fatto togliere la parte più bella!
mandalo a uccidere. Mandalo. Dai, glielo avvicino. Così brava, almeno ci divertiamo. Mandalo a uccidere il pupazzo subito. Ma perché devo uccidere il pupazzo? Vai, subito uccidere il pupazzo. Il pupazzo ha due destini: o lo abbracciano o lo ammazzano. Uccidilo, diciamo. Uccidilo. Sì, distruggi anche quella fai, bravo. Ok, uccidilo. Vai, Seb, staccagli la testa. Ma no. Te l'ho detto che a volte lo abbracciano, ma a volte no, lo uccidono. Ma che cosa? Sono un po' indecisi questi. Non mi morde l'orecchio. Ha preso da giù, ce la stava. Sta diventando un gatto. Cosa c'hai? C'è le postini fuori. Sì, guarda Gianni Gillo come fashion. È come fashion che la tutina. Sembra proprio un testificate. È un testificate. Bisogna portarli a incontrare i miei testificate. No, guarda, non li ho ancora visti in giro. È strano. È strano, effettivamente. Ma è bello che sia così. Perché non apri il negozio? Magari vengono. Vediamo. No, perché deve andare al lavoro. Lo faccio più a Gianmarco appena torna. Non ce n'è nessuno. Non c'è nessuno in casa. Appena torna Gianmarta abbiamo il negozio. Ha imparato un punto di logica già grazie al gioco Forme Magiche. Guarda la bambina. Lei sì, vedi che comincia a imparare. Vedi, ha più logica lei dei suoi genitori. Veramente. Sì, effettivamente. Più o meno. Quasi. Più o meno. Beh, vista la sua età direi che è molto messa meglio. Esatto. Scusa tanto. Potrebbe anche iniziare a suonare il pianoforte magari. Pianoforte, potrebbe diventare... Dici? Fa vedere se c'è qualcosa di... Facciamo un secondo filo, Gian Mozart. E gli diamo il pianoforte quando è piccino. Diamogli per il carisma, vai, diamo il coniglietto. Un coniglietto. Così ci parla. Parla col coniglio. Perché? Che male c'è se parla col coniglio? Perché l'hanno aggiunto adesso, con la nuova snapshot, appunto, quindi ci vuole il coniglio. Ha bisogno del vasino, Gianmirtina vai sul vasino, vai sul vasino. Vai sul vasino, no, non ci vuole da sul vasino, vai se sul la vuole fare addosso. Vai sul vasino. Non vuole. Hai appena imparato, usa. Ok. No! L'ha messa a letto! Bravo! Così lì sarà più facile. Butti via il letto e non c'è bisogno di cambiare il pannolino. No. Ok. No, è una disperazione sta famiglia. Perché non sono ancora estinti? Possibile che anzi si riproducano ancora di più. Sento che non c'è privacy. Lo dicevo io che Giugio è stata fuba ad andare nella lettiera. Guarda lì! Guarda lì! Traffico! C'è tutti lì! Vorrebbe fare il bagno! Vuoi fare il bagno? Ci credo, c'ha tutto in casa, dai! Vuoi fare il bagno? Poi la pulisce lì e si guarda, via! Dice, ciao, sono la cameriera, ti pulisco il bagno anche se ci sei sopra! Esatto, veramente! Se basta, se ne va a letto! Deve andare al lavoro, non a letto! Magari ha cambiato lavoro, per quanto ne sai! Sì, è diventato un idiota te. È diventato un cretino a tempo pieno, guarda. Beh, veramente. Ma sei tu che mi fai giocare a questo. Ha guadagnato 10.000 simoleon. Tirate fuori quella bambina putrida, per favore. Perché quella tipa sta lì a girare in bagno? Cosa ci avrà mai? Cosa poi che ne sa? Ok. Ora, quella bambina putrida. Fatele il bagno a quella bambina. Perché putrida. Perché si è fatta addosso. Sì. Ma è a dormire. Se l'è fatta addosso mentre dormiva. Oh, bene. E adesso vuole imparare a camminare. Grazie a degli scaltro investimenti in unghie dei piedi, il patrimonio familiare è incrementato. E questo non è di 76 calzi. Non è andato. Vai al lavoro immediatamente. Non è andato a lavoro. Vai al lavoro subito. Vai al lavoro. Difidissimo. Vai, fila. Ma che è Indiana Jones? Cos'è? E che tenero! Dimmi che lavoro insieme ad Indiana Pips, secondo me, sai? È in ritardo al lavoro, tutti commettono errori, ma non prendere brutte abitudini o finiranno nei guai. Non farò arrivare più in ritardo. Ma cosa? Dov'è la bambina putrida? La bambina... Ah, la stanno deputrizzando. Deputrizzando, sicuramente. Allora, Gianmarta è l'unica persona che mi sembra abbia un po' di senno. Insegna a parlare... Oh, Giugia sta dormendo nel suo letto. Visto? La bambina riesce a lavarsi. Insegnali a camminare. A camminare, vai. Così cammina. Ce la vediamo arrivare per casa e buttare il gatto di peso nella lettiera. No, che piverò, non ha fame. Oddio, un pochino. Vai, mangia. Ma sì, lo butto. In fretta che devi imparare a camminare. Subito, sono stufa di vederti camminare. Sì, buttalo per terra, così qualcuno lo pulirà. Vai, cammina. Sì, oh, Vai. Okay. Yes. 1, 2, 3, che brava. Dai di nuovo. 1, 2, 3, dai, tira su dai. Vai lì. Oh, sì, ma che brava. Hai imparato. Sono troppo bravi sti bambini, sono. Guarda lì, l'hai resa bianca, era marroncino scuro prima. Vuole imparare una filastrocca. Aveva rossetto, perché è diventato tutto bianco adesso? Perché è felice, adesso c'è una piccola testa. È un piccolo miracolo. Vedrai Gian Mozart, il piccolo musicista da tavolo sottovuoto. Sì. È in tutte le migliori edicole ogni mercoledì sera. Ma con chi sta parlando questo? Con me! Stavo dicendo che cosa doveva fare. Cosa sta facendo? Ma
È già tornato da safari. È già tornato da safari. Ma puzza, che alito ma c'hai? Non lo so, ma è sempre fetido lui. Che alito c'hai per puzzare sempre quel latte? Ma non lo so. Veramente? Dov'è Giugio? Non lo so. È latte di gorgonzola. Non lo so, lo estrappolo dal gorgonzola. È l'unica soluzione. Dorme sempre Giugio, ma fa mai altro a parte dormire. Chi è a farsi il bagno? Già Gingilla. Perché? All'igiene zero. Sempre. Si è rotolato con i facoceri. Non lo so, cosa ci fanno nel safari? Non lo so. Mamma mia. Senti, è una cosa inspiegabile anche per me. Prepara da mangiare che è meglio. È di nuovo lupo mannaro. Prepara, sì, tutte le sere lo diventerà. E che diamine, gli spaghetti. No! Sì! Piccolo miracolo, un tubo! No, non devi mangiare il cibo del gatto. Guarda la fame come gli sale. Ma no, non dovresti. Si è rotta la vasca, Gianni Giro la usa troppo. Gianni Giro si lava troppo. Uno si può dire... No, è comodo. Se si annega il pavimento, a quel punto uno... Se si annega il pavimento, uno lo può prima buttargli un salvagente per salvarlo e poi ci si potrebbe detenere a rotolare sul pavimento senza neanche dover riempire la vasca. Ma tu che cosa stai parlando? Di cosa stai parlando? Dei testifiche. Non lo vuoi sapere. Bambino, ha sbagliato mira per il vasino. Infilate il bambino nel vasino. Guarda lì che si rotola nell'acqua putrida. Il gatto va sulla lettiera. Perché sapeva che gli altri se ne stavano. No, già, arriva già Marta rovinato. Passo di danza. Cerca di fare il bagno. Ma sempre a dormire e a lavarsi lui, non fa. Stanno diventando tutti dei gatti. Ma veramente? Si lavano con la lingua. Puzzano se non si lavano con la lingua. Cosa sta facendo il gatto? Dormono, non vanno a lavorare perché un gatto che lavora. Mangiano cibo lavora, per Giugio. Gatti. Giugio lavora. Giugio è l'unico gatto che si comporta come una persona seria. A differenza degli altri, sono come dei gatti sfaticati. Insomma, si torna al punto di partenza. Ora faccio la pia di nuovo le dagli alieni. Perché proviamo a vedere se le chiami. Di nuovo! Proviamo tanto. Cioè, è un circolo vizioso. Puoi far parlare il coniglio col gatto? Il coniglio col gatto? Non si può. No, il gatto non può parlare con non i conigli. Non può parlare con i conigli. Non parlano la stessa lingua. E se gli mettessi uno zebù muschiato? Comunicano solo in codice morse. Lo sapete che a me mi ha dato la patente un casuario? Sì, lo sappiamo. Lo sapete? Tanto tempo un casuario mi ha insegnato a guidare. Da quel giorno ho imparato. Ovviamente è stato il giorno fantastica. Più bello. Eccoci. Dopo quello in cui questa serie finisce. Ma come? Te l'ho detto che è un cerchio che si chiude. L'hanno rapita di un... Hai una vista strana. Tu punti nel guadagno. Che cosa siete? Che cosa sarà questa volta? Mi è successo ieri la stessa cosa. Ma mi sto... Qualcuno che apre la porta? Peccato, ci stava bene. Ma perché ci godono i pazzi degli alieni? Non lo so. Secondo me chiunque sarebbe meglio con gli alieni che in casa qua. Sì, veramente. Ecco, se capiamoci. C'è un riparatore? No. Posso chiamare un riparatore? Vedi che fa tutto acqua da tutte le parti. Ho paura che ci prendano fuoco se li faccio riparare a loro. Ci prende a fuoco una vasca piena d'acqua. Ma sai, testifiche secondo me. Prova questo e poi mandiamoli tutti a... Io volevo insegnare a parlare alla bambina. Quel paese vicino che è Zuccolandia. Zuccolandia. Vai. Facciamo prendere fuoco. Chi tifa per prendere fuoco Gian Gingillo? Sì, oh. io tifo. Va bene, dai, Gian Gingillo, prendi fuoco. Ma vuole che ce l'ha. Prenditi una scossa! Un po' di suspense, lag della suspense. Oh! Ce l'ha fatta! Ce l'ha portata! È già tornata! Mi ha falsato l'inizio, doveva finire come all'inizio. Stavolta non è durata molto, No, stavolta ho detto di nuovo tu! Abbiamo sbagliato questo. Ma dobbiamo rapire qualcun altro! Scusate, dobbiamo rapire quello della porta accanto, invece no. Vediamo un po', ma dove sarò mai? No, io speravo mi lasciassero con loro. No, mi mancavano! Ma avevate detto che mi portavate a Collodi a vedere Pinocchio! Meglio un uovo oggi che una gallina domani. Oddio, Pinocchio è impazzito. Bene, con questa famiglia felice tutti all'aperto. Sono tutti venuti a recuperarla stavolta. La volta prima se ne sono fregati perché il gatto è sulla lettiera e il gatto non interessa, non è degno di nota. Ma insegna a parlare a questa bambina, ti avevo detto. Insegna a parlare al gatto. Insegna a parlare subito. Mamma mia. Vabbè, tutti fuori, dai, tutti fuori. Tutti fuori a ballare. Puzza. Vabbè, il gatto adesso torna dentro perché è l'unico intelligente. Come sempre. Quindi vi ringraziamo per aver assistito alle follie di questa famiglia di pazzi. Io stavo pensando di far allargare la famiglia. Diteci nei commenti che cosa ne pensate. Grazie per essere stati con noi. E alla prossima con gli
moglie, Tenna Love.